Radio S. Speciale Nastri d'Argento 2011. Radio S. Siamo a Taormina in occasione dei Nastri d'Argento. Siamo qui con Giulio Scarpati, presidente del Sindacato Attori Italiano e premiatore degli attori, immaginiamo, di questo festeggiamento. Come va in questo ruolo? Beh, fa piacere ovviamente premiare dei colleghi, premiare il lavoro. È sempre un momento importante il ricevimento di un premio da parte di un attore, è il segno che stai andando nella direzione giusta, è una conferma delle cose che stai facendo e poi anche un riconoscimento, insomma, alla categoria, che insomma è importante in questo momento difficile anche, diciamo. Quali sono le problematiche che si trova ad affrontare il sindacato in questo periodo? Beh, innanzitutto la prima cosa che spero di poter dire qui è che il fatto che gli attori non hanno un contratto nazionale per il cinema e per la televisione, cioè la contrattazione individuale. La mancanza di un contratto nazionale, che invece in altri paesi c'è, significa che non puoi tutelare anche i più deboli, perché chiaramente l'attore famoso sa contrattare con la produzione, mentre invece un attore giovane, un attore alle prime esperienze, eccetera, ha più difficoltà. Quindi stabilire delle regole, dei minimi sindacali, delle tutele, soprattutto per quelli che hanno più difficoltà. In realtà in questi premi si premia l'eccellenza, quindi la parte che sta bene degli attori, ma ci sono tantissimi attori che magari hanno meno lavoro, hanno difficoltà ad accedere al lavoro, e quindi il compito del sindacato è tutelare il più possibile e difendere la possibilità che l'accesso sia più libero possibile e che ci sia una prospettiva di futuro. Certo, negli Stati Uniti per esempio c'è stato lo sciopero degli sceneggiatori qualche anno fa che ha paralizzato l'industria di Hollywood. Avete pensato di organizzare qualcosa di simile per gli attori in Italia? Il problema è che purtroppo, diciamo, in America hanno una struttura molto molto forte e quando c'è stato lo sciopero degli sceneggiatori si è proprio bloccata Hollywood. Noi anche con gli autori eccetera abbiamo grossi contatti eccetera, però facciamo più fatica a trovare una forma che insomma costringa in qualche modo ad affrontare le nostre tematiche, non soltanto quelle degli attori ma anche degli autori, degli altri lavoratori dello spettacolo e del cinema. Dobbiamo trovare altre forme per forza, perché la situazione è veramente molto difficile. Parliamo anche di teatro, cioè non solo di cinema, ma anche il teatro vive momenti di grande difficoltà e la crisi ha fatto sì che i più colpiti sono proprio i più giovani e quelli che non riescono a entrare nel mondo del lavoro. Allora un mondo del lavoro che non si rinnova è un mondo del lavoro che non ha futuro. Tu sei, oltre che presidente del Sindacato Attori Italiano, anche interprete di teatro, di cinema e di televisione. Dove ti vedremo prossimamente? Ma per ora, in questo momento, mi sto dedicando alla mia scuola di recitazione, proprio perché ho un rapporto anche con i giovani, eccetera. Ho terminato adesso l'anno scolastico, diciamo così, e riprendo a settembre i nuovi corsi, le audizioni per i nuovi corsi della scuola. Quindi sono molto impegnato in questo. Credo molto nei giovani, mi sembra che sia importante dar loro degli strumenti per poter accedere a questo mestiere, strumenti anche tecnici importanti per recitare e poi avere la forza e la costanza di andare avanti in un mondo che è abbastanza complicato, cioè che è abbastanza difficile, per cui insomma aiutare loro a trovare gli spazi, perché non è, che è la cosa più difficile per un attore giovane. Allora noi la ringraziamo. Grazie per questo lavoro e in bocca al lupo per questa serata. Radio S. Speciale Nastri d'Argento 2011. Radio S.